Si è svolta la seduta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, l'approvazione dei piani zona per il sociale, uno strumento molto atteso, introdotto dall'amministrazione comunale su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà e dall'assessore alle politiche sociali Demetrio Delfino. Questo piano di zona ci consente di programmare gli interventi per i prossimi anni nel settore politiche e sociali, ma soprattutto intanto essere un'eccellenza nel campo degli enti locali a livello nazionale, in particolare a livello calabrese, ma soprattutto ci consente di chiedere e ottenere dalla Regione e dal Governo nazionale quelle che sono le risorse necessarie a garantire le politiche sociali e le risorse per il welfare cittadino, cose che noi in questi anni abbiamo fatto, ma tutte su fondi comunitari. Noi spendiamo una media di 30 milioni di euro l'anno nelle politiche sociali, di cui la stragrande maggioranza, 29 milioni 750 mila euro, a valere su fondi comunitari. Questo accanto finalmente a una battaglia che è stata vinta del superamento del criterio della spesa storica e della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, consentirà di mettere fine a quello che è a tutti gli effetti una discriminazione di cittadinanza. Da oggi, con queste due programmazioni in atto, un bambino nato a Reggio Calabria avrà gli stessi diritti e l'amministrazione avrà la possibilità di assumere le proprie responsabilità e garantire i diritti a queste persone, così come avviene in tutte le altre città di questo paese. L'approvazione dei piani di zona rivoluzionerà il settore delle politiche sociali, dando una nuova linfa a servizi importanti come l'assistenza degli anziani, alle famiglie, ma anche ai bambini. È arrivato il momento che ciascun consigliere comunale, diciamo, si assume la responsabilità del ruolo che svolge. Nel mio intervento di oggi ho tenuto a precisare che tutti i consiglieri, soprattutto quelli di minoranza, devono svolgere il ruolo che la città gli ha assegnato. Quindi basta alle strumentalizzazioni politiche, basta ai teatrini, basta a tutte quelle piazzate che non fanno altro che incendiare il dibattito politico in città senza però portare poi a nessuna soluzione concreta a favore dei cittadini. Credo sia nostra responsabilità, per un senso di dovere nei confronti della città che ci ha eletti, adottare soluzioni che consentano ai cittadini di vivere meglio. Noi come maggioranza lo stiamo facendo lavorandoci quotidianamente, nonostante le difficoltà che ci sono e che ovviamente bisogna ammettere, spereremmo in un atteggiamento delle minoranze costruttivo, ma purtroppo anche oggi in Consiglio Comunale questo non è avvenuto perché abbiamo assistito ad interventi del tutto scorretti. Probabilmente la campagna elettorale per le regionali sta infiammando l'animo di qualche consigliere di opposizione, ma non può essere così, perché il mio interesse, il nostro interesse è quello di servire la città e i cittadini e non consentirò né consentiremo come maggioranza che la campagna elettorale per le regionali possa in questo momento entrare in Consiglio Comunale nel momento in cui si discutono provvedimenti di grande importanza, come ad esempio sta facendo l'assessore Delfino adesso sul piano di zona. Vale per questo e vale per tutti gli argomenti che riguardano in questo momento la vita della città. Ad inizio seduta un dibattito acceso anche sui temi della trasparenza con l'incisivo intervento del consigliere Armando Neri che ha replicato alle polemiche delle opposizioni. Intanto il settore adesso si dota di un documento programmatico importante che nel triennio valuterà insomma, gli obiettivi strategici del settore stesso e metterà in campo le iniziative necessarie. Naturalmente sul piano c'è anche il fabbisogno economico per svolgere questi servizi e sono delle somme che andremo a chiedere naturalmente alla Regione Calabria per l'espletamento di questi servizi e dei bisogni necessari, perché da questo piano si evince che alcuni servizi vanno implementati, vanno rinforzati, alcuni devono nascere ex novo. Quindi chiaramente noi attingiamo sicuramente moltissimo ai fondi europei, però chiaramente anche la Regione deve dare una mano in questo senso. E poi un'altra cosa che cambia è che finalmente le strutture socio-assistenziali che esistono in città, che aspettavano diciamo, il piano di zona per accreditarsi e avere le autorizzazioni, finalmente possono chiederle e così succede che aumenteranno i servizi in città, ma anche aumenteranno i posti di lavoro.